Dopo la riunione che c'è stata in quinta commissione, noi abbiamo mandato, perché il direttore Sciacca voleva convocare Fincantiere, abbiamo mandato la richiesta di un incontro tramite il direttore Sciacca e il direttore del Dipartimento Lavoro della Sicilia, la richiesta di incontro con Fincantieri, Isolfim e le parti sociali, per vedere e ritrovare una soluzione al nostro problema. I cantieri ha delle responsabilità verso noi operai, verso i picchettini, perché qua si devono difendere i diritti dei lavoratori. Poi per quanto riguarda a livello legalmente, poi ci sono le sede giuste dove si deve andare a discutere a livello legalmente. Qua si devono difendere i diritti dei lavoratori. E a noi ci stanno calpestando tutti, sia il sindacato che c'era precedentemente, perché non ha saputo difendere il diritto di noi lavoratori, perché qua dovevano trattare, come diceva il direttore Sciacca nella prima riunione, dovevano trattare il caso come un cambio d'appalto, e Fincantieri ha delle responsabilità, perché doveva essere Fincantieri tenuta a tutelare pure questi lavoratori. I prossimi passaggi sono che il direttore Sciacca ha convocato Fincantieri, già è arrivato l'invito a Fincantieri, a Isofin, i nostri dirigenti della cooperativa e i picchettini e le parti sociali. Quindi attendiamo che si svolga questo incontro e vedere la soluzione che si troverà. Noi siamo pronti a fare le barricate, perché voci di corridoio ci fanno sapere che la ditta appaltatrice che ha preso i nostri volumi di lavoro non arriva a fare il proprio lavoro, e Fincantieri sta convocando altre ditte del nord per venire a fare il lavoro. Quindi qua ci sono 30 persone fuori, mentre Fincantieri si permette a chiamare altre ditte del nord per venire a fare il nostro lavoro. E vorrei che questa cosa le nostre istituzioni lo vengano a sapere, perché qua si sta ancora continuando a trattare indegnamente questi operai.